Campus Party Italia, prima edizione italiana di questo evento. Siamo nell'area community, in una delle community che si è popolata di più in questo inizio di Campus Party. Siamo con Carmelo Ventimiglia del GDG Catania. Ci spieghi cos'è GDG Catania? Allora, GDG in teoria è Google Developers Group, che sta per gli sviluppatori di Google. Siamo un gruppo di sviluppatori che, grazie a diverse competenze, per esempio competenze grafiche, di sviluppo, competenze anche semplicemente marketing, riesce a far nascere, crescere e correre le abilità che poi serviranno per svilupparsi nel mercato del lavoro e professionale. Quello che facciamo è appunto amplificare le conoscenze dei soggetti tramite progetti interni e chiaramente con il sostegno di Google, che ci rappresenta. Google ci fornisce fondi, ci fornisce luoghi, ci fornisce opportunità come questo qua di Campus Party, e dunque nasciamo, cresciamo e corriamo grazie a questa opportunità. C'è adesso una motivazione che vi ha spinto a sposare questo grandissimo evento? Credo che Campus Party sia una realtà tra le più importanti a livello tecnologico, perché unisce in maniera unilaterale quella che è il mondo dell'informazione, della tecnologia, con quello che invece sono il mondo degli sviluppatori e degli smanettoni, chiamiamoli così, degli hackers. Cosa succede? All'interno di questo contesto non sono solo le attività ad essere intrattenimento, ma le persone stesse diventano intrattenimento, perché io riesco a conoscere persone nuove, riesco ad avere nuove nozioni, riesco a imparare nuove relazioni, e grazie a questo Campus Party ritengo sia una delle più belle realtà tecnologiche a livello mondiale, e questa è la prima edizione italiana, non possiamo mancare. Io vi inviterei, facciamo la corale, perché è bello anche sentire più testimonianze. Di GDG Italia tu sei? Io sono Grazia Mammino del GDG Catania. Catania, scusami. Allora, io faccio parte appunto del GDG e anche del... Allora, Google appoggia quello che appunto è il GDG, ma appoggia anche una community che si chiama la Women Tech Maker. Praticamente è una community che fa sì di integrare quello che è il ruolo femminile all'interno del mondo del lavoro tecnologico. Quindi sosteniamo, aiutiamo, facciamo conoscere, facciamo implementare, facciamo in un qualche modo sentire a casa la donna in un settore tecnologico, perché è una cosa quanto rara, fra virgolette. Ecco, mi sembra una community abbastanza completa, perché poi è onnicomprensiva di vari temi e criticità spesso, no? Come il ruolo della donna nel mondo del lavoro. Una curiosità di tipo davvero di intrattenimento. Voi siete campuseros anche, oltre ad essere community? Assolutamente sì. Dormirete qui nel campus? Quindi. Esattamente, per tutta la durata dell'evento. Abbiamo già dormito qui stanotte, perché siamo arrivati ieri mattina da Catania, quindi abbiamo già siamo già campati. Com'è stata la prima notte? Rigida. Il marmo è rigido. No, vabbè, è stata comunque è stata accogliente già da ieri, anche se non doveva essere accogliente da ieri, il Campus Party lo è stato già da ieri. Ragazzi, noi vi auguriamo buon campus, appena cominciato, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille.